Allora, decimo piano c'è la spa. Sì. Buon soggiorno. Grazie, grazie mille. Sempre in brazzo. Ti do un massaggio qua. Dai. Mille. Buongiorno. Visto che l'ultima volta che abbiamo realizzato un video del genere all'interno di uno degli hotel più costosi di Milano, moltissime persone hanno scritto nei commenti: ma quell'hotel non è un 5 stelle. Ma la stanza che avete preso è piccolissima, non vale più di 500 euro. Va bene, chiediamo scusa. Ma oggi ho deciso di esagerare, perché io e il sergente Daniel D'Addetta alloggeremo al Principe di Savoia di Milano. Voglio vedere se avete ancora il coraggio di scrivere nei commenti quelle cose. Ma non ho preso una stanza qualsiasi, ho deciso proprio di esagerare. Per ora non vi dico nulla, anche perché nemmeno Dada sa esattamente dove stiamo andando. Vi dico solo di godervi questa esperienza assieme a noi. Outfit check. Scusate se dietro vedete tutto in aria, ma stavamo pulendo casa. Enzo Miccio, non ti temo. Orecchini tamarrissimi, messi. Completo blu, messo. Camicia bianca sotto, messa. Scarpino che neanche Michael Jackson, messo. Sembra un businessman? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io penso di no, ma sono molto curioso di vedere come è vestito Dadda. Mancherebbe o una cravatta o un papillon, ma non ce li ho. Ci siamo. È arrivato Dadda, è qui sotto, prendiamo la mia macchina e voliamo immediatamente. Per l'occasione ho la valigia con le mie iniziali. Solo per l'occasione. Con l'iGo non sarebbe stato molto credibile, però con questo devo dire che ci siamo abbastanza. Dove c***o andiamo? Sembriamo due agenti immobiliari, sembriamo. Io oggi, se mi chiedono cosa fai, dico che sono un agente della Technogym. Ma stai zitto. Stai appoggiando la tua 24 ore? Yes. Sì, oh yes. Ma che scarpa! Con quella pochette, guarda. Bellissimo, eh. Intanto, ciao Delia. Oh, tutti e due blu comunque, non nero, eh. Molto sofisticata come cosa. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti chi sembriamo. Allora, Dadda, stiamo per rivivere un'esperienza incredibile. Ok. Ancora meglio rispetto a quella dell'altra volta. Oh. Eh sì, ho deciso di cagare fuori dal vaso, sai perché? Sì. Perché l'altra volta, seppur noi comunque siamo andati all'interno di un hotel considerato comunque uno dei migliori di Milano, 5 stelle e tutto quanto, questa non può sorpassarmi questa. Dicevo, seppur siamo andati comunque in un hotel, si vedeva che era bello. Molte persone hanno scritto: ma quello non è uno degli hotel migliori di Milano, la vostra stanza era troppo piccola, non valeva 500 euro. Allora, per zittire queste persone, oggi, sai dove andiamo? Al Principe di Savoia. Io ci sono già stato una volta, ma non ho alloggiato lì, era il compleanno di Fedez. Ragazzi, alloggiare in questo posto è sempre stato un po' il mio sogno da quando venivo da Pordenone a Milano. Perché ogni volta che venivo qui, magari, che ne so, c'era la Fashion Week e cose così, e lì alloggiavano sempre le persone più famose al mondo. Justin Bieber. È vero. E gente così. Ti ricordi? Sì. Che passavamo e vedevamo sempre un casino di persone. Quindi oggi sopravviveremo 24 ore all'interno di uno degli hotel migliori di Milano e saremo due star. Due star? Non ti dico ancora niente sulla stanza. La vedremo quando saremo direttamente lì. Daniele, buona vita a noi e ragazzi, buona visione a voi. Ragazzi, siamo in mezzo al traffico milanese. Siamo un po' stressati perché comunque siamo due businessmen. E niente, l'hotel si trova esattamente in Piazza della Repubblica. Tra poco vedrete. Siamo quasi arrivati. Si vede già Dadda, la Milano che conta. Daniele, benvenuto. Welcome. Al Principe di Savoia. Questo qui, ragazzi. Già da fuori si capisce quanto sia aristocratico questo posto, eh. L'altro non era così bello fuori, ti ricordi? Era particolare. Era normale. Male. Sì, queste colonne. No, tu l'avevi proprio insultato, mi ricordo. Qui invece si nota già una certa aristocraticità con le macchine parcheggiate lì sotto. Vabbè, adesso vediamo come ci accolgono. C'è un tipo che ci sta per parcheggiare la macchina con un cilindro che neanche... Sì, neanche io, ai tempi d'oro. Buonasera. Dose. Grazie. Buonasera. Abbiamo una prenotazione, nome Dose Riccardo. Grazie. Sono Sabrina, Gastrolation. Piacere. Piacere. Avete in programma qualcosa? No, in realtà particolare? Ancora no. Ah, ok. Allora, decimo piano c'è la spa. Sì. Con la piscina tutta coperta, potete rilassarvi. Ok. Io uso per le spa, visto che mi sì, vedo bene. Sì, 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 abbiamo portato le cose per allenarci, in realtà. In realtà. Sì, sì, sì. Perché comunque la palestra è fornita, c'è una bellissima vista. Buon soggiorno. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Grazie. Oh, do che sei? Dai, che sei qua? Dai, qua siamo veramente nel lusso sfrenato, Daniele. Qua è troppo.
Qua lo percepisci, eh. Qua mi fa ridere che ci sia sta roba dietro di te. Sembri uscito dal risorgimento. Adesso con calma facciamo vedere. Eh? Qua siamo fuori luogo. Sempre in imbarazzo. Ma come in imbarazzo, Daniele? Questo è un sogno. Ragazzi, a breve, siamo appena entrati. Vi faremo vedere ogni dettaglio di questa stanza perché merita. Vabbè, ormai te l'ha detto la tipa giù. Non mi ricordo nemmeno il nome del... È una suite questa? Sì. Suite Ambassador, una cosa del genere. Vabbè, vi metterò il nome qui. Ed è una delle suite più particolari di questo hotel. Questa è arte, ragazzi. Non stiamo qui a scherzi. Sembra che la stiamo vendendo vestiti così. Vero? Adesso ci sistemiamo un secondo, devono ancora arrivarci le valigie e poi vi facciamo vedere la stanza. Sono arrivate le valigie, ragazzi. Eccoci. Salve. Grazie, grazie mille. Buona giornata. Adesso facciamo vedere la stanza. Sai quanto è costato il parcheggio? Questo non l'hai sentito. Parcheggio basta? Sì, perché me l'ha compreso? No, me l'hanno detto adesso, mi hanno lasciato il biglietto con scritto il costo. Quanto? Aspetta che prendo il biglietto. Guardate, ragazzi, la tariffa è quella cerchiata. La tariffa è quella cerchiata, guarda. Beh, giusto. 50 euro. Beh, una notte. Un giorno. Una notte. Ti aspettavi di più? Sì. Ragazzi, questo è il corridoio che ci ha condotto qui. È immenso, non so quante stanze ci siano, sinceramente. Questa è la Ambassador Suite, la nostra. Qui ce n'è un'altra, non sappiamo di chi sia. C'è anche il campanello, non so. Eccolo. Sì, è arrivato. Sto raffreddando il mio bicchiere, mi scusi. Prego. È sua questa stanza? Questa è mia. Affittata per un mese. Per un mese. Qua, Questo è l'ingresso, ragazzi. Prego. Alla destra potete notare subito un armadio dove c'è una cassaforte dove lasceremo i nostri Rolex. Sì. Un armadio con delle luci automatiche, vedete? Le luci si accendono in maniera automatica e qui lasceremo nulla perché non lasceremo assolutamente nulla. Poi... Quel movimento di bacino sta migliorando sempre di più. Poi, outfit check. Outfit check. Per noi due. Allora, siamo... Allora, guarda qua. Come ho detto prima, o due di tempo casa. Sì. O due che vendono folletto. Esatto. O il Jackson 5. Sì, il Jackson 5. O proseguite davanti e c'è tutto il resto, ma non ve lo svegliamo adesso perché qui alla sinistra c'è una cosa sensazionale. Veramente bella, noi l'abbiamo già visto, è il bagno. Esatto. Qui, vabbè, ci hanno portato le valigie, non è nulla di che. È un armadio aperto. Praticamente, guardate il bagno, cioè sembra di stare in paradiso, vero Daniele? Tutto bianco, tutto lucente, specchiato, con i nostri due bellissimi accappatoi setati. Questi ce li portiamo a casa. Qui c'è un'opera d'arte. Quanto costa questa? Qui sono due piume di angeli. E quanto costa? Prezzo? 3.200? Beh, non male. Comunque il bagno è veramente bello. Lì c'è la bilancia perché sanno che ci teniamo molto al nostro peso forma. Ma tra poco vi faremo vedere che cosa ci hanno lasciato. Non ha senso sta cosa. Non capiamo nemmeno noi il perché. Ci hanno spiato sicuramente. Vabbè, pulitissimo ragazzi, è inutile controllarlo qui, veramente pulito. E qui c'è sia la vasca, che è questa, con tutto il corredo degli asciugamani. E qui c'è anche la doccia vetrata, quindi uno può... Dov'è che si apre? Qua? Uno può scegliere se vasca o doccia. Molto molto bello. Voto del bagno, Daniele? 8.5. Eh sì. Qui invece si accede alla precamera. È un mini salottino. È un mini salottino molto molto bello questo però, eh. Poi se uno... Se Dada si siede così e io lo inquadro, secondo voi in che anno siamo finiti? Dai, Dada, è incredibile, eh? Sì, veramente. Qua c'è un quadro, non sappiamo esattamente di chi sia. Qui, bella questa, questa è bella. Ci hanno lasciato tutto il corredo per fare l'aperitivo con un bel Ferrari, bello fresco qui. E qua, vabbè, c'è il gingerino, cos'è, Aperol. Con, ovviamente, altro ghiaccio. Guarda qua che set, che settata questa. Eh sì, adesso ce ne facciamo uno bello. Brindiamo proprio per la realizzazione di questo video. Qui ragazzi, vabbè, sono stuzzichini vari che abbiamo già assaggiato e sono incredibili. Sono tre diversi così. Qui c'è la zona di Dada. Caffè. Che bello. Macchina del caffè, bollitore, solite cose. Più dei piccoli pasticcini che ci hanno lasciato qua. Sembrano buoni anche questi. Poi andiamo nella zona più... Anzi, televisore. Io guarderei più che altro la credenza sotto. Ma la credenza che cos'è? Penso che sia del periodo di Hercules. Cioè guardate la credenza come è fatta, ragazzi. È incredibile, eh. Con un televisore enorme sopra. Ma anche le tende, Dada. Do che sei in qua? Do che sei in qua? Niente, non c'è. Mi sa niente. Oh, c'è il minibar. Ah, guarda qua, Daniele. Che cos'è sta roba, scusami? No, è per assaggiare qua. Oh, cos'è? Acciughe, robe sotto.
Sì, c'è cibo. Orsetti gommosi. Ma è pieno di roba, sono tutte caramelle. Ah no, altra roba così. Ovviamente questa se la apri a pagamento. Qua c'è un rosso di Montalcino, poi là delle Pringles. Vabbè, come se fosse il mini. Infatti il mini bar sarà vuoto probabilmente. Ah no, pieno anche questo. Non ci credo. Tutti gli alcolici qua, ragazzi. Questi li finiamo tutti, eh. E qui dentro, vabbè, bottiglie, Red Bull, barrette, cose del genere. Passiamo alla stanza dove dormiremo io ed Adda. Questo, ragazzi, è il letto. Un letto king size. Quanto è grande? Fa, mettiti, se no non si capisce. Cioè, Adda sembri piccolo in confronto, eh. Madonna, che comodo. Veramente? Guarda, 7 memory qua dentro. Proviamo. Vediamo, ragazzi. Ma che spettacolo. No, vabbè, Adda. Ma vengo qua, soffocato qua dentro. Qui il dettaglio fa la differenza, eh. Ognuno con la propria acquetta. Anche Adda di là. Là un altro quadro. Qua è la poltrona dove Riccardo si siederà a leggere stanotte, prima di addormentarci. Facciamo vedere la vista e poi facciamo vedere la cosa che ci hanno lasciato lì. La vista è normale. L'altra. Sì, tutte e due. Una di qua, ma non è niente di che. Beh. Qua c'è il palazzo della BNP Paribas. No, vabbè, ragazzi, guardate che casa c'è lì. Ma che casa è? Che attico è quello? Dai, vergognoso. Siete dei bastardi, veramente. Da questa parte, invece, ragazzi, altra vista su Piazza della Repubblica, come vi dicevo. Bella comunque la vista qua, eh. Qua ci sta un sacco. Molto trafficata come zona, però è molto bello. Dove sei? Guardati! Tanta roba, ragazzi, molto molto bello. Altra credenza proveniente non si sa da dove. Altra televisione, ovviamente, perché non può mancare se uno vuole guardare la TV dal letto, per forza. Ma il dettaglio che veramente ci è piaciuto, che fa la differenza, è questo. Spiegatemi com'è possibile. Ah, vabbè, qui c'è il biglietto con scritto un caloroso benvenuto all'Hotel Principe di Savoia. Ragazzi, ci hanno lasciato le cose proteiche per l'allenamento e un intra workout. Ma com'è possibile? Ci conoscevano, Adda? Sì. Dai, non è possibile, ci hanno lasciato le barrette proteiche e questo da bere, vabbè, oltre alla frutta. E inoltre, in omaggio, fai vedere, apri questo. Ma tu te lo ricordi che appena sono salito in macchina ti sì, ho detto che siamo due rappresentanti della Technogym, mi hai detto. Infatti, ragazzi, dai, abbiamo le spie. È assurdo, bellissima. E questa se la portiamo a casa? Forza. Per forza. Lì ci sono anche i tappetini per fare gli addominali in camera, ma non è il caso, perché all'ultimo piano, tipo al penultimo piano, c'è la spa, la palestra, la zona fitness, diciamo. Quindi andiamo a sfruttarla e ne approfittiamo ovviamente anche per farvela vedere. E stasera, tra l'altro, vi faremo vivere una cena all'interno del Principe di Savoia, perché abbiamo prenotato anche quella. Daniele, sbocciamo per cortesia. Sbocciamo, perché qua non è possibile iniziare questo video senza sbocciare. Serio? Si vede che hai fatto l'alberghiero, eh? Si vede che ho fatto l'alberghiero 38 anni fa. Mi ricordo nulla. Guarda lì come sbocci, Adda. È giusto partire così, con il botto. Pronti? No, vai. Lo apriamo in modalità... In modalità educata? Sì, vai. Senti. Madonna, che spettacolo! Mi lasciate davvero senza parole. Non pensavo di sentire più. Sì, pensavo. Adesso, ragazzi, ci prepariamo questo aperitivo con lo spritz Aperol. Quindi semplicemente un bollicine. Non ho mai provato con quel Aperol già costruito da solo. Questo è già costruito, c'è Aperol e soda dentro. Alla salute, Daniele. Alla salute. Funziona. Dovrebbe essere un terzo, io ho messo. Io metto due terzi questo. No, stop. No, perché sia Aperol che soda, metto tutto. Ah, sì. Ma chi se ne frega. Apro anche il tuo, come giusto che sia. Bene, ascolta, facciamo i ruoli, devono essere quelli giusti. Io faccio. Ho manchiato la moquette. No. Ce la debitano qua. Tu devi filmare e io faccio i cocktail. Guarda qua, che spettacolo, che qualità, ragazzi. Vuoi ghiaccio? Sì. Per forza. Due cubetti. C'è il coso per prendere il ghiaccio. Forza. Io ho fatto l'alberghiero per svariati anni e non ho mai però preso l'attestato. Tu hai fatto il fisioterapista e non scrocchi in mezzo a collo a me. Dada, guarda qua. Daniele, viva noi. Il bello è che noi stiamo bevendo questo, ma a brevissimo vi porteremo in palestra. Ma chi se ne frega, questo è il nostro pre-workout. Viva! Ragazzi, l'alcol incomincia a fare effetto. Le braccia di Dada si stanno ribellando. Peccato la camicia, però si vede il tatuaggio, quindi va bene comunque. Proprio tamarro. Grazie. Sì, inseso. L'alcol a te ti sta proprio rendendo una persona ridicola. Questa te la metto in conto. Come Young Platform è riuscita a rendere il mondo delle criptovalute accessibile a chiunque,
anche io e il signor Daniel abbiamo potuto permetterci questo soggiorno, e ancora non sapete quanto lo abbiamo pagato, grazie proprio alla collaborazione con gli amici di Young Platform. Per chi non lo conoscesse, è l'exchange italiano più importante in assoluto, che si propone semplicemente di dare più consapevolezza a tutte quelle persone che si interfacciano anche per la prima volta con il mondo delle criptovalute. Come? Tramite l'app totalmente gratuita Young Platform Step, grazie alla sezione Academy, avete modo piano piano, con calma, di avvicinarvi a questo mondo. Mettiamola così, è una sorta di Wikipedia, con rubriche scritte, con video di approfondimento, che vi permetteranno di assimilare qualsiasi tipo di nozione, dalla più semplice alla più complessa. Inoltre, sempre grazie all'app Young Platform Step, avete la possibilità di guadagnare la vostra prima criptovaluta, il token chiamato Young, attraverso quiz, attraverso sfide, raggiungendo determinati obiettivi, o anche semplicemente attraverso i passi della vostra giornata. Che cosa serve tutto ciò? Potete sbloccare benefici, potete sbloccare sconti per l'acquisto vero e proprio delle vostre criptovalute. Per chi invece è già abbastanza informato all'interno di questo mondo, esiste anche Young Platform Exchange, un'app di semplice e facile utilizzo dove potete trovare anche la funzione salva danaio, che vi permetterà di acquistare le vostre criptovalute preferite in maniera ricorrente. Ascoltate bene questa cosa perché è molto importante. Il vero e proprio exchange, oltre ad essere vigilato da Banca Italia, opera attraverso esclusivamente banche italiane, quindi potete stare davvero tranquilli. Inoltre c'è una versione ancora più avanzata, ovvero Young Platform Pro, ovviamente questo per utenti molto più esperti. Cosa fondamentale: io in questo momento vi lascio il link qui sotto in descrizione e anche fissato nel primo commento, andateci anche semplicemente a dare un'occhiata, poi fatemi sapere come vi trovate. È una piattaforma davvero completa, di facile utilizzo, ma soprattutto adatta a tutti, dai più esperti ai meno esperti. Inoltre, registrandovi attraverso il link che vi lascio io qui sotto in descrizione ed effettuando un primo deposito di soli 50 euro, potete ricevere un bonus benvenuto fino a 25 euro. Sempre qui sotto in descrizione, per facilitarvi la vita, vi lascio anche il link per scaricare Young Platform Step. Dad, per entrare nella parte, ha messo l'AirPods che fa finta di essere in chiamata. Ragazzi, adesso dobbiamo chiamare la reception per chiedere due cose: uno, di riservarci la cena alle ore 21, due, se riescono a costruirti pure, e tre, dobbiamo chiedere come andare in spa, perché adesso vi portiamo con noi in spa e nella zona fitness. Cioè, non capiamo se dobbiamo rimanere vestiti così, ci possiamo cambiare là, o andare direttamente in accappatoio. Lo scopriremo solo vivendo e chiamando quel telefono. Guardate quanto è semplificato qua. Basta. Hello? Yes. Sì. Have a question, please. Sì, tua mamma. In realtà ho due domande. Se è possibile riservare una cena alle 21, non so, perché avevo parlato con la sua collega quando ci ha accompagnato in stanza prima, però non so se poi l'aveva riservata. Allora, 21 per due persone. E poi un'altra domanda: noi vorremmo andare in spa nella zona palestra, come ci andiamo? Nel senso, c'è uno spogliatoio lì? Ok, perfetto. Sì, va bene, grazie. Possiamo cambiarci direttamente qui in accappatoio e andare su? Ecco. Dada, questo mondo non ci appartiene, smetti. Fai un brindisi. È arrivato il momento di andare in sala. Facciamo vedere il nostro outfit. Non sono a mio agio, smettila. Ragazzi, dai, due deficienti siamo. Fai qua. Guardate la ciabatta, importante qua. Andiamo in sauna assieme, ragazzi. Come stai camminando? Io mi sveglio sempre al pranzo. Club 10 e spa. Guarda qua, ragazzi, 10 piani, ovviamente la spa è all'ultimo. Oh, ma tu stai andando veloce. Cazzo. Ma è velocissimo. Buonasera. Buonasera. Prego. Dobbiamo andare in spa? Dobbiamo. Ok. Prego. Solo una sì. Ragazzi, qui c'è la palestra. La vediamo meglio domani. Adesso andiamo in sauna a rilassarci. Ragazzi, siamo un attimo usciti, anche se fa freddissimo, per farvi vedere la vista su Milano. Qua dentro invece è dove c'era la piscina. Vediamo com'è. Ah, qua c'è tutta la palestra. Pazzesco. No, vabbè, ma correre sul tapis roulant qua è un'altra cosa, però, Tu che sei? Pazzesco. Dai, che vista qui. Incredibile, ragazzi. Scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa cosa. Assurdo. Ragazzi, siamo in acqua. Ce la stiamo godendo. La faccio più calda. Tu ti lamenti sempre della temperatura dell'acqua. Comunque, lì ci sono le scale che conducono al bagno turco e la sauna. E questa è tutta la piscina. Fighissima, Bella interna così. Domani mattina ci alleniamo e vi facciamo vedere meglio anche la palestra. Ragazzi, dopo una bella nuotata, idromassaggio qua. Dai, è bollente questa. Questa è incredibile. Alla fine questa è la vita che ci siamo sempre meritati.
Stiamo andando a vedere come la sauna e il bagno turco, che dovrebbero essere qua. Qui c'è il bagno turco e qui la sauna. Vabbè, ci sono altre persone, quindi è meglio non filmare, se no ci pestano. Esatto. Questa parte non ve l'abbiamo fatta vedere prima bene. Dada, veramente, tu sei cambiato da quando hai fatto i soldi. Da che ho fatto qui? C'è un odore incredibile. Dada, è il momento di andare a mangiare. Ragazzi, per provare l'esperienza a 360 gradi bisogna per forza provare anche il ristorante. Eh sì. L'altra volta abbiamo mangiato in stanza, abbiamo provato il servizio in camera. Questa volta invece andiamo direttamente di persona al ristorante dell'hotel. Vediamo come sarà. Comunque guardate l'ingresso, quanto è regale. Grazie. Questo qua è il bar, dopo vediamo se veniamo qua. Grazie, grazie. Buonasera. Ragazzi, questo è il ristorante. Bellissimo. Anche da questa parte molto molto bello. Ragazzi, intanto ci hanno fatto sedere. Dada se la sta ridendo perché ci hanno chiesto: fate un aperitivo, champagne o Francia Corta? E io l'ho guardato dicendo che non so la differenza. Mettimi qualsiasi cosa, per me va bene. Allora, alla fine abbiamo preso il Francia Corta. Questi sono semplicemente grissini, ma presentati molto molto bene. Dada, all'inizio della fine. Hai visto che bar c'è di là? Dopo lì un gin tonic. Per forza. Buono però, Questo è il menù, ragazzi. Un sacco di roba. Tutti gli antipasti. Questi a fianco sono i prezzi. Pesce, carne e vegetariani. Prezzi ovviamente commisurati al posto in cui siamo. Ma c'è anche il menù degustazione da 110 euro a persona. Alla fine abbiamo deciso, ragazzi. Entrambi prendiamo questo antipasto. Fassona Wagyu prussiana con topinambur e alici del Mar Cantabrico. Che è tanta roba. Poi Dada prende lo spaghettone quadrato con polipo, aglio, olio e peperoncino. Perché crea dipendenze. E a Dada piacciono le dipendenze. E io mi prendo i ravioli ripieni al pecorino romano con crema di cime di rapa e carpaccio di baccalà alla barbabietola. Tanta roba, vediamo. Per non sbagliare ci siamo fatti portare anche un bicchiere di rosso, visto che abbiamo la carne come antipasto. Mi sta già dando la testa il Francia Corta, Daniele. Tu finirai veramente in quella fontana colorata di testa col vestito così. Questa è una sorta di pizza fritta e questa è una tartelletta con i funghi. Oh, prova. Dai, Daniele. Tartelletta ai funghi? Buona? Molto. Una roba molto gourmet? Sì. Piccolina, dici che non ti riesci a sfamare? Sì. Vai l'altra? Pizza fritta? Vabbè, è pizza. Vediamo. Non male, però sarà più buona la pizza. Buona pizza, 10-0 la pizza rispetto all'altra cosa. È arrivato il piatto, ragazzi. Tartare di Fassona. Questa è la prussiana. E qui c'è il wagyu leggermente scottato. Vai, questa è la Fassona. Buona. Prussiana. Cosa preferisci? Tartare della Lidl. E qui passiamo in Giappone, Daniele. Qua c'è il wagyu. Questo è il più buono, per forza. Vero? Fassona. Qualità, buonissima. Prussiana con alice del Cantabrico e manca il wagyu. Questo preparati perché... Buono. Allora, intanto Dada sta continuando a bere come una piovra. Ragazzi, questo piatto è un quadro. Questi sono i ravioli col pecorino. Quello è lo spaghettone aglio olio peperoncino con il polipo di Dada. Secondo me sarà incredibile, vai. Faccio prima il polipo. Poi a te il polipo piace. Incredibile. Si sente l'odore da qui, il del tuo, O il mio, non capisco. No, è il mio, il polipo. No, è il tuo. Com'è? Spaziale? No, voglio farti sentire subito il pollo. Tu pensi sempre al pollo. Allora, provo il mio prima e poi quello di Dada. Guardate che spettacolo. Io? Grazie. Buonissimo. No. No. Vale che dobbiamo assaggiarlo a vicenda questo per forza. Eh sì. Vai, ti prego, assaggialo, vai, prima tu. No. Prendi uno così, bravissimo. Senti che esplosione. Cioè, ti esplode proprio in bocca. Sei stato in Germania, ok. Dai. Quanto è buono, Dada. Devastante, Qui rischiamo la stella Michelin. Qua si rischia la stella Michelin, veramente. Sono sempre quel posto. No, è incredibile. Prima assaggio, un pezzo di polpo. E dimmi se non è la cosa più soffice che abbiamo mangiato. Cultura incredibile. Si sente già che è piccante. Prendo una forchettata, Daniele. Certo. Poi c'è un sughetto. Devastante. Io poi amo il piccante. Vero? È perfetto.
Anche se non abbiamo preso il dolce, ci hanno portato comunque questo. Questi scacchi bellissimi. Questo cioccolato bianco limoncello, cioccolato fondente e caffè. Dai, prendi. Prendere anche il dolce. Prendi. Scacco matto, Daniele. Cioccolato fondente bene, qua. Prova l'altro. No, basta. No, quello grande. Provalo. Grande. Cioccolato bianco con il piccolo prendo io. No, no. Sì, no, no, uno a te. No, no. Sei un bastardo. Mangi un pezzo. Limoncello quello. Cioccolato bianco limoncello. Mm. Sì? Ti è arrivato alla fine? Eccolo. Guarda qua che pedonata. Buono. Buono. Alcolico. Questo fondente. Veramente buono. Sei proprio un ubriacone, fatelo dire. Adesso andiamo al bar e vediamo cosa prendiamo. Questo è il bar, guardate che bello. Sembra un'astronave sopra. Oh, guarda che bancone che ce l'ha. Mamma mia. Stiamo scegliendo un cocktail. Tra l'altro sta arrivando pure il signor Awed. Non si sa il perché. Guardate i prezzi dei cocktail. 27 euro a cocktail. Dove siamo qua? Guarda qua. 49, 26, 52. Prezzo della cena complessivo. Io l'ho visto. L'ho addebitato alla camera però. Quindi? 120, 100, 140. Sei proprio fuori, te lo dico. Fai il conto bene, Daniele. Abbiamo preso un Franciacorta a testa, un rosso a testa, i piatti. Aspetta, 190. 226 euro. Complimenti, perché la vita è una merda. Ragazzi, ci hanno appena raggiunto due avvocati molto famosi di Milano, che di solito noi quando dobbiamo discutere delle cose importanti ci troviamo qui e spendiamo tutti i nostri soldi qua. Okay, stasera c'è un piccolo posticino nel letto tra te e Dani. Sì, è una stanza abbastanza grande, sinceramente. Voglio stare al centro fra i vostri muscoli. Ragazzi, viva, 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 viva ragazzi, viva. Viva. Classico salottino milanese dell'alta borghesia. Tutti i soldi dei biglietti del teatro già investiti. Già investiti male, ma li abbiamo investiti. Noi facciamo girare l'economia, sì, non pensate. Girare. Milano senza di noi? No, ancora. Come siamo finiti qui? Non chiedetevi troppe cose, l'importante è essere in amicizia. Notare i dettagli, ragazzi, siamo appena tornati in camera, ci hanno messo il tappo alla bottiglia, ci hanno sistemato tutto quanto. In più ci avevano messo pure le ciabattine qui con l'asciugamano e ci hanno aggiunto quest'acqua, perché sanno che comunque siamo ambientalisti. Ragazzi, direttamente dalla Galleria degli Uffizi. Oh, sei russi e mi rovini questo soggiorno, guarda. Per fortuna ho portato le mie cuffie. Guarda qua. Oh, Daniele. Buonanotte, Ricciardo. Buonanotte. Domani, ragazzi, vi diremo come abbiamo dormito e com'è questo letto. Buonanotte a tutti. Sì. Attacca le torce di tua mamma. Oh, dadà. È talmente grande che veramente non puoi rompermi le palle. Allontani, ma io ho messo il divisore. Sono stai fermo con quei piedi, guarda. Ho messo comunque il divisore. Daniele. Oh. Buongiorno principessa. Buongiorno. Senti che voce, neanche Mattia così. James Arthur. Come hai dormito? Insomma. Tu? Da Dio, proprio alla grande. Inizia questa giornata, ragazzi. Siamo in ritardo, perciò non riusciamo nemmeno ad allenarci, ma vi facciamo vedere comunque la palestra. Dad è già tornato in abiti comuni. Io no, non so per quale motivo. Perché hai un evento importante con Carlo Cracco. Stiamo risalendo al decimo piano per farvi vedere la palestra. Eccoci qua, ragazzi. Tempio del fitness. Comunque allenarsi con sta vista. Bellissimo. C'è un po' di gente che si allena. Comunque la palestra non è male. Non c'è, non ci sono tutte le macchine, però è una palestra dignitosa per un hotel. Questa invece, ragazzi, è la vista di giorno dal decimo piano. È più affascinante di notte, ma anche di giorno merita comunque. Daniele, sta volgendo al termine questa avventura. Mentre prendi un caffè. Sì, aspetta che tolgo gli occhiali perché è una cosa importante. Siamo arrivati alla parte più fatidica. Quanto si spende? Adesso ti sto solo chiedendo per la stanza. Poi vedremo il conto totale con la cena. Questa stanza qui. Suite Ambassador del Principe di Savoia. Allora io mi attengo a quello che avevo detto nella live che abbiamo fatto in Twitch. Ok. E ti avevo detto 1000 / 1200. Ok. Non so di preciso. Dì una risposta. Ah. Definitiva. 1000. 1250 euro. Cazzo, 1250. Un applauso. Un applauso a te. Che strisciato. 1250 euro per una notte. La suite presidenziale, che sono 30 metri quadrati più grandi rispetto a questa, 100. 90 praticamente, 90-100, costa 1850, quindi 600 euro in più. Almeno la colazione potevano mettercela. No? Come lo, secondo te, un prezzo giusto? Questo, cioè, secondo me ci sta, perché comunque sono 60 metri quadrati di stanza. Non sì. È una stanza d'hotel semplice come l'altra volta, capito? Okay. È proprio una suite, si vede che è una suite. Però la colazione, secondo me, ci sta. Non l'abbiamo fatta.
fatta, pensate, perché costava 45 euro a persona. Quindi solo di colazione più parcheggio avrebbero 150 euro, è vero. Adesso scendiamo giù, ci facciamo dare il conto totale con la cena e tutto e vediamo esattamente quanto abbiamo speso. Momento verità, conto definitivo. Oh beh, te la confeziono bene. Per forza. Vuoi vedere? Sì, ho paura. Mi avvicino? Sì. 1594. Qui abbiamo la cena, poi il parcheggio 50 euro, la camera, la tassa di soggiorno. Cos'è? Voluntary staff contribution. Hai dato volontariamente 68 euro allo staff, che però non so se va tanto volontario. Ma io non ho detto niente. Perché 68 euro così? Lasciamo stare, è meglio non farci domande. Dada, grazie di cuore. No, grazie a te. Questo giro mi hai portato in un posto dove... Incredibile. Potevo vederlo solo su Google. Non sarei mai potuto venire qua e mai verrò, perché io non faccio parte di questa classe sociale. A te come è sembrato? Molto bello, mi è piaciuto. Sono soldi spesi, cioè sono... Non giusti? Sono soldi spesi bene, ma... No, no, spesi bene. Ti senti coccolato comunque, ti senti rilassato e coccolato. Ci sta, una volta nella vita. Una volta nella vita. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutto ciò, del prezzo, di quello che abbiamo fatto, di tutto quanto. Come sempre noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.